non è che tutto è nato lì, il web è nato da un inglese che lavorava al CERN di Ginevra, lo stesso Bill Gates non era di quella zona lì, però alla fine l'impronta è quella lì. Per darvi un altro indizio che vi fa capire che è un thriller archeologico e che è appassionante, è vero che l'inventore del web, cioè della cosa più importante secondo me della rivoluzione digitale, era un inglese, non era fatto californiano, e l'ha fatto a Ginevra, al CERN. Ma sono due dettagli che sono molto importanti da capire. Il primo è che l'ha inventato programmando sull'unico computer che gli dava la possibilità di programmare come lui voleva fare, in maniera tutto profetica. Quel computer che lui aveva sulla scrivania si chiamava Next, ed era fatto da un'azienda il cui amministratore delegato chi era? Steve Jobs. Vedete come la derivazione. Inoltre, dopo aver inventato il web, che sarebbe anche una cosa bella di cui parlare, cos'è il web, lui fece con la collaborazione del CERN questa mossa che dovette capire che è senza senso, che vi dà proprio un'idea della rivoluzione digitale, un'altra idea della rivoluzione digitale. Cioè lui prese questa cosa e la regalò al mondo. E il CERN disse, va bene, pubblichiamo i processi. Quindi chiunque poteva usare questa roba, chiunque. Neanche un brevettino di 10 anni, 5 anni. Guardate che l'invenzione del web probabilmente era l'invenzione che poteva produrre più denaro nella storia degli umani. Regalato. E questo perché? Perché per molte ragioni, però era figlio di una logica che esisteva esattamente in California in quel momento, in cui chiunque inventasse qualcosa lo metteva immediatamente come proprietà collettiva, perché erano hippie, no? Uguale. Ed era impensabile che qualcuno facesse pagare il fatto che lui aveva scoperto come processare una certa operazione e fare un codice che permettesse di. Era impensabile. Infatti quando arrivò Bill Gates e disse no, scusate, genio, poi disse no, però io scusate, ho messo a punto questo software, ma ci ho fatto un culo così, adesso lo pagate. E ci sono le lettere bellissime in cui lui tutto educato diceva no, perché io ci ho lavorato milioni e milioni di ore, adesso voi lo volete gratis. E questi qui proprio non ne volevano sentir parlare. E da lì la famosa faida, poi anche tra i due, tra Steve Jobs. Poi questo mondo è diventato quello che è andato, adesso il caricatore del mio smartphone costa 50 euro, cioè una roba pazzesca. Però in origine è da capire che la spinta, no? Proprio la dinamica prima, è quella lì. Noi veniamo da lì. Quindi, riassumo, nella rivoluzione digitale noi troviamo le armi e gli strumenti che si sono costruiti, alcuni che volevano distruggere il mondo per renderlo migliore. Allora, di solito si indica nel XX secolo il secolo della grande intelligenza, di una certa civiltà, per questo se ne coltiva una certa nostalgia, proprio dei suoi gesti, della sua passione per il bello, per il pensiero, per la complessità, per la profondità. Ok, bon. Questo ci impedisce di guardare il Novecento come bisogna guardarlo, di fatto. Cioè, il secolo più atroce della storia degli umani. Il secolo di mio nonno e di mio padre, dove io sono nato, attenzione, non sto parlando della guerra dei 30 anni, sto parlando di una roba che è successa ieri. Di fatto, in quel secolo lì, una civiltà raffinatissima produsse due guerre mondiali che poi erano una specie di una, scatenata senza sapere perché, cioè da gente che non era in grado di controllare gli effetti del proprio operato, due guerre mondiali in cui contro ogni precetto che loro avevano di tipo militare, politico ed economico, la sofferenza collettiva fu immane, ma non un po' maggiore di quella che pensavano di scatenare quando hanno iniziato, non paragonabile a quello che si immaginavano all'inizio. En passant, all'interno di quell'unica enorme guerra mondiale che stravolse tutto il continente, non solo, e buona parte del pianeta di quella operativa, diciamo così, en passant siamo riusciti a infilare cose, delle perle, tipo i campi di sterminio, Shoah, siamo riusciti a fare una cosa che bisogna avere il nitore di capire, cioè siamo i primi umani al mondo che hanno deciso di investire dei soldi e delle intelligenze per inventare un'arma che fosse in grado di distruggere l'intero pianeta. Dopo averlo fatto, l'abbiamo usata. Qui siamo noi nel Novecento. Non
evidentemente non ci eravamo sufficientemente stancati e quindi ci siamo poi divertiti con una guerra fredda, è una cortina di ferro che ha opposto due mondi, ha diviso il mondo in due ideologie ferre che hanno causato in modi differenti una quantità di sofferenze, di umiliazioni dell'umano, di umiliazioni della speranza, dell'utopia, di grottesca traduzione in tragedia di alcune delle idee più alte e belle che gli umani avevano avuto. E questo l'ha fatto durare un bel po'. Questo è il mondo dove sono cresciuto io. E quello che noi avevamo nella memoria collettiva, questo è proprio animale qua, non c'è bisogno di essere degli intellettuali per capirlo. Quello che noi avevamo accumulato nella memoria collettiva, oltre alla sofferenza indicibile e al numero di storie intollerabili che abbiamo collezionato nelle nostre famiglie, oltre a questo abbiamo avuto questa specie di eredità animale a poco maturata nella famiglia di generazione in generazione, che tutto questo non era casuale, non era successo perché di colpo qualcuno aveva perso la testa, ma era il risultato di una logica stringente. Non era girato storto qualcosa, quello era un mondo che se lo lasciavi andare passaggio dopo passaggio, secondo la sua logica, portava a quel disastro. E in particolare due cose sono sicuramente di padre in figlio, si sono come fosse, ci siamo passati, sapete come quando uno si brucia, no? E poi non si brucia più, ecco. Lì a poco si è addensato un segnale di allarme almeno su due cose, che erano due tratti chiarissimi e tipici del Novecento. Uno era l'immobilità delle cose, cioè il fatto che il confine fosse sacro. Tutti i confini. Il confine della nazione, per cui mio nonno è andato a combattere per spostarlo di 100 metri sulle Alpi. Confine. 19 anni aveva, andato là. Ma anche i confini di casta, ricchi, poveri. Naturalmente ci sono messi lì l'altra cetta dappertutto. Arte colta, arte popolare. Oppure ci voleva niente a tirare qua ariani, ebrei, ci voleva niente. E poi comunisti, capitalisti, tutta una riga, ma non righe, non righe, confini per cui si moriva, esistenze devastate, libertà perdute, sofferenza quotidiana, morte, 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 tutto in base a cosa? A un blocco, al fatto che quella era una civiltà organizzata su confini, su blocchi, su cose che non potevi superare. Era questa immobilità qui che ti spiega come mai abbiamo fatto una bomba del genere senza che nessuno lo sapesse. Abbiamo fatto Auschwitz senza che nessuno lo sapesse. Perché? Perché se tu blindi le informazioni, il sapere, l'elite, blindi tutto. Se tu passi il tempo a costruire delle pareti che non puoi aprire, tu ottieni questi risultati, che un gruppo ristrettissimo di persone possa inventare la bomba atomica e un gruppo ancora più ristretto possa decidere di tirarla giù. Pensabile. E questo era il primo punto, l'immobilità genera mostri. Questo non lo capisce il nonno, lo comincia a capire il padre, il figlio incomincia a farsi vedere, il figlio del figlio dice, oh, e cosa fa? Confini giù, l'immobilità il demonio. Cos'è sacro? Il movimento. Metti tutto in movimento, fai tutto campo aperto, fai che tutti i giochi che fai siano su campo aperto. Non chiudere mai nulla, la chiusura porta alla morte. Apri, 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 apri. L'altra cosa che di padre e figlio ci siamo comunicati era che quel secolo lì era stato deciso da un numero stupidamente ristretto di persone che si erano dimostrate degli incapaci. Le elite politiche, economiche e militari. Erano molto pochi e non ne hanno beccata una. Crisi del 29, economisti, tutti i totalitarismi, politica. Faremo una guerra che durerà 6 mesi, quando sono entrati nella prima guerra mondiale senza spiegare perché, l'elite militare hanno spiegato che ce la cavavamo in qualche mese, non ne siamo più usciti per un numero di anni pazzesco, facendo un numero di morti pazzesco. Allora, il figlio del figlio del figlio del primo che è andato in trincea, vuoi che non maturi un certo sospetto su qualsiasi sistema che crea delle elite e le rende intoccabili, praticamente raggiungibili solo da se stesse, elite a cui tu consegni le chiavi del mondo in cui vivi. Il minimo che succeda è che tu dica, allora, scusi, io questa non più. Magari vado a morire, ma non perché l'hanno deciso due in un ufficio, non mi hanno detto neanche perché. Ci vado io per sbaglio mio. Riassumendo, se voi trovate, se andate a vedere tutti i device digitali, troverete in tutti questi due movimenti qua.
se possibile metti in movimento qualsiasi cosa. È lì che abbiamo tolto il filo, mi sembrerà stupido, ma è lì che abbiamo tolto il filo, per non stare immobili lì. Metti qua, giro il mondo. È lì che abbiamo tolto la linea che c'era tra il telefono e la macchina fotografica. Perché? Metti in moto, metti in movimento, fai, mescola. È lì che Eco ha incominciato a dire che si poteva capire Kant coi peanuts. Non questa barriera fra cultura alta e cultura bassa. Cerca di mettere in movimento, è tutto in movimento. È lì che abbiamo fatto l'Europa. Confini su cui mio nonno si è scornato, noi le passiamo senza il documento in mano. È lì che abbiamo fatto la globalizzazione, i mercati. Tutte cose di cui possiamo dire bene e male, come volete. Però adesso lo capite perché l'abbiamo fatto. Perché questo mondo qua, per essere molto riassuntivo, è un mondo che può generare disastri, ma non il disastro di Auschwitz. Non così. Non senza che nessuno lo sapesse, non deciso da pochi, non in quel modo lì. È impossibile in questo mondo qua. È tutto troppo comunicante. Non lo riesci a fare. E l'altra cosa, ce l'hanno tutti i device, se puoi evitare di avere uno che ingombra in mezzo e ti fa pagare il suo sapere, il fatto di essere un aristocratico di quella cosa lì, il fatto che abbia un'autorità, se puoi eliminarlo, meglio. Quindi se in un gesto ci sono sei passaggi, se riesci a farlo in due, saltando quello che ti faceva dal mediatore, è meglio. Comprati i tuoi biglietti direttamente, senza passare dall'agenzia di viaggio. Sono cattive agenzie di viaggio? No, ma sono l'incarnazione di un personaggio in questa storia che era cattivo. Cioè il mediatore, quello che sa fare le cose al posto tuo, quello che ti complica le cose, che le fa diventare complicatissime. Che sarà mai comprare un biglietto di un aereo? Te la faceva complicatissima, andavi là come se fosse un sacerdote, vorrei fare un... Ma non so se vi ricordate quando facevamo i travel check quando viaggiavamo, cioè, no? E c'era il bancario. Era cattivo il bancario? No, ma lo capite che mio nonno, mio papà, io, mio figlio non li vuole più vedere tra i coglioni quelli lì. No, non li vuole proprio vedere. Anche il bancario, ma il bancario è innocente. No, anche il bancario. Cioè, per cui la risposta è vero che non c'è un solo testo in cui qualcuno di questi dica io ho fatto lo smartphone perché non voglio più vedere Auschwitz. È vero. Però l'istinto collettivo è una roba, è animale. Il fatto con cui ci si passa la memoria dell'orrore è animale, e vuol dire poco poi se tu sei un californiano che la seconda guerra mondiale non l'ha vista, è una specie di aria, di cosa che hai respirato, ti sei alimentato con questo per moltissimo tempo. E poi è venuto fuori dove la gente era più libera, forse anche perché erano meno scioccati, se vuoi. Noi eravamo sotto